È andato alla Salernitana Anna Bisogno, professore associato di cinema, radio e televisione presso l'Università Mercatorum, il premio Charlot per la comunicazione, attribuito dalla giuria presieduta dal giornalista Nino Petrone. La Bisogno, che insegna cinema, radio e televisione nel corso di Scienze e Tecnologie delle Arti, del Cinema e dello Spettacolo, è nota anche sui social per i suoi post, nei quali ironizza su tutto e su se stessa, dimostrando che per vivere bene non bisogna prendersi troppo sul serio. I suoi interessi e campi di ricerca sono la storia della televisione italiana, la cultura visuale, gli intrecci tra TV e social network e le narrazioni digitali, come lei stessa ha raccontato sul palco dell'Arena del Mare di Salerno, dove lo scorso 25 luglio ha ritirato il prestigioso riconoscimento. Anna Bisogno riceve questo prestigioso riconoscimento al premio Charlot, quindi non è vero nemo profeta in patria. Tu ricevi questo premio nella tua città, cosa che significato ha per te? A chi lo dedichiamo? Allora, lo dedico a mio nipote Nicolò, lo dedico a lui che ha 2 anni e che ha dei sorrisi che fanno e lasciano immaginare a tanta ironia e allo sguardo sulla vita con la giusta leggerezza. E sono contenta di ricevere questo premio nella mia città per più di un motivo, innanzitutto perché appunto è la mia città, è la città dove ho studiato, dove mi sono formata, dove ho fatto le prime scelte, è la città dove ho vissuto con la mia famiglia fino a 2 anni fa ed è la città del premio Charlot, la città di un premio istituito, pensato, animato dall'infaticabile Claudio Tortora, al quale mi lega un sentimento di amicizia e stima di lunga data e di cui apprezzo tantissimo la sua visione delle cose, una visione che è anche capace di ripartire, anche decostruendo, ripartendo da capo. E quindi questo premio Charlot per me significa tutto questo. Tu sei giornalista, docente universitario, sei esperta anche di cinema, di comunicazione, però so anche che sei una persona abbastanza timida. Come si concilia queste tue competenze col tuo carattere alquanto? La timidezza non è silenzio, la timidezza è riflessione e io credo che da qui parta molto di quello che oggi di me arriva nella comunicazione, che come saprai è un processo che costruisce ponti. La timidezza e la gentilezza consentono, a mio giudizio, di gettare questi ponti, di creare un flusso, un circuito non solo di parole ma di ragionamenti, altrimenti, come sto dicendo spesso, diventa un faticoso torneo di padel tra le persone. E paradossalmente, nel momento in cui siamo più dotati di mezzi, strumenti di comunicazione per poter condividere, siamo spesso in realtà in grandi spazi di solitudine e di Ecco, silenzio. si può dire che proprio l'ironia diventa anche il ponte che tu sfrutti per, scusami, proprio la timidezza, il ponte che tu sfrutti per arrivare all'ironia che ti caratterizza. Sui social sappiamo riesci a far divertire come pochi, insomma. È un processo che innanzitutto è su di me, è un po' come fare un passo indietro per poi prendere la rincorsa. Ecco, se devo descrivere per me che cos'è la timidezza e l'ironia, è quel passo indietro che mi consente poi di farne uno più avanti ancora, piano piano. Però ecco, la timidezza come l'ironia non sono né appunto silenzio e paura, né tantomeno superficialità, ma anzi è essere profondi. E cercare appunto di andare oltre, dietro quello che si vede, partendo anche da quello che si vede, cioè non dare mai nulla per scontato. E arriveremo sull'ironia. Allora, ho letto che i tuoi film preferiti sono Star Trek, Star Wars, ma E soprattutto stare a letto. stare a Parlaci di questo letto. film, perché forse c'è sfuggito. Sì, stare a letto, insomma, arriviamo a fine luglio dopo un anno faticoso, poi questo caldo nella coda di luglio veramente sta rendendo tutto più complicato. E stare a letto magari con un buon libro, con l'aria condizionata e poi vestirsi e andare al mare sarebbe secondo me la condizione ideale adesso. Però siamo ancora impegnati con tesi ed esami. Da ultimo, voglio approfittare della tua competenza in cinematografia. Dacci così, d'emblée, dei nomi di un regista, un attore, un'attrice che dobbiamo assolutamente tenere a mente perché hanno tutte le carte in regola per sfondare. Posso dire, insomma, c'è sempre questo desiderio, necessità, no? Anche per gli italiani stessi di avere i nomi stranieri. Io sono innamorata di due registi, Sidney Sipilia e Martone.
senza nulla togliere a Sorrentino naturalmente, ma credo che lì ci sia una traccia identitaria. Sibilia e Martone. Invece come attore, uomo donna. Come attore Edoardo Leo. Edoardo Leo è un attore che mi piace. Lui è già ormai affermatissimo. Di qualche promessa, qualcuno che ancora non è noto, diciamo, alla grande pubblica. No, in realtà sono quasi tutti noti, perché spesso arriva al cinema chi ha fatto la televisione e viceversa. C'è una leva di giovani, questo sì, è un dato molto interessante. Pierpaolo Spollon fino agli attori di Mare Fuori, che stanno dimostrando delle capacità, devo dire, molto, molto, cioè delle doti, ecco, proprio delle doti attoriali molto, molto buone, molto robuste. Però noi dobbiamo avere dei riferimenti, ecco, italiani, che sono importanti, perché il cinema italiano ha dei talenti, indiscutibilmente. Il cinema italiano ha dei registi, dei narratori, che devo dire, insomma, possono fare invidia, o comunque sono eccellenti rappresentanti del nostro immaginario collettivo nel mondo. Come pure, ripeto, l'Italia da questo punto di vista presenta oggi un parco attori giovani, giovanissimi, nella fiction e nel cinema, che devo dire, insomma, non sempre avviene in Europa o negli Stati Uniti, dove tra l'altro c'è una grande crisi, gli attori sono in sciopero. Quindi questo, insomma, deve farci molto riflettere.